insieme a Giuliano San Giorgi. Ora il mondo è perfetto. Bentornati in Senza Olio di Palma, Massimiliano Cimino, Lorenzo Finelli e il nostro Lollo Maggio. No, è quando la musica prende l'adrenalina. Ma voglio sapere se Giuliano San Giorgi, quindi anche Negramaro, piacciono ad Andrea Paola del Prete. Pronto? Pronto? Ci sei? Pronto? Sì, salve. Oh, benvenuta su Radio Amore Napoli. Grazie. Un sacco di gente, Andrea, Paola. Un sacco, sacco di persone, no, è una sola. Ah, è una? È una ragazza. Lei è la vincitrice della tappa di Miss Italia a Caserta al Jumbo. Per vince e per bacco. Alla faccia, complimenti. Alla sola grazie. Età di quanti anni? 19. Oh, giovanissima. Vabbè. Giovanissima. Ma quando è successo tutto ciò? Ieri? Tutto ieri, giusto? È successo questo? Sì, ieri al Jumbo. Ci vuoi raccontare un po'? Io ti sento ancora emozionato dalla voce. Sì, beh, è un'emozione fortissima, Miss Italia. Te l'aspettavi? No, per niente. Ma come no? Come no? Quante ci sono state? Vabbè. Tipo finale, semifinale, quarti? Oppure è stata direttamente una votazione unica? No, una votazione unica. Ok, quindi sei stata lì parecchio tempo? Dal pomeriggio? Quanto è durato? Dal pomeriggio, sì, siamo andati lì comunque prima per le prove, per organizzare la serata. Ok. Senti, qua già mi stanno arrivando i messaggi. Che messaggi? Domanda a Andrea Paola se è libera, se è single, se vuole piantarsi. Ecco qua. Cioè, non lo so, scusa, i nostri ascoltatori vogliono sapere. Sposata, fidanzata, no, figli? No, non sono single, purtroppo. Ma come purtroppo? Non si dice purtroppo se sei fidanzata. No, nel senso che qua gli ascoltano. Spera che il tuo ragazzo lo stia ascoltando. Vabbè, purtroppo per loro. Ah, ok. Senti, lui che ti ha detto, il tuo fidanzato che ti ha detto a seguito di questa bella vittoria? La prima cosa che ti ha detto? No, mi ha fatto i complimenti. Ti ha portato a cena? Mi ha scritto un messaggio perché non era con me. Non ti ha portato a cena? Stasera sì, vero, dai. Stasera no, sì. No, non è ancora, stasera la pretenderò la cena. Per forza, brava, così si fa. Senti. Quindi in quante eravate totali? 18 mi pare. Ah, ok, quindi un bel po' di numero. Però adesso che hai vinto questa tappa arriverai al 13 di luglio, giusto? Il prossimo appuntamento? Sì. Quindi il prossimo appuntamento sarà per il 13 di luglio, dove il 31 luglio, dove si concluderà il 31, esatto. Il 31, sì, per la finale regionale. Perfetto, che è all'Agora Morelli di Napoli. Sì. Perfetto. E dopodiché, dopo eventualmente dovesse vincere, che succede poi dopo? Io non lo so. Voglio sapere. Si va a Jesolo. Addirittura si va. Allora ti dico una cosa, io ti faccio una previsione. Siccome qui noi, io e Finelli, portiamo molta fortuna, è vero. Pensa che Desiderio hanno vinto il... Desiderio hanno vinto il Wind Festival. Summer quindi Festival. Tu, la mia previsione è questa, tu vincerai Miss Italia e verrai qui come ospite. Chiaro? Magari. Questo è tutto un trucco per averti qui in radio, perché poi non ti conosciamo, ti abbiamo visto, abbiamo tutto il tuo identikit. C'è scritto tutto bionda, occhi come sono, c'è tutto, però non ti conosciamo. Ci fidiamo, dai, però ha vinto la tappa, quindi ci fidiamo. La motivazione ci sarà. Va bene, allora sei pronta quindi già per il prossimo appuntamento, insomma. Ti stai caricando, che poi c'è una sorta di allenamento anche che fanno le miss, no? Credo di sì. Ti devi allenare, mangi Oddio, bene, pulito. Personalmente io mi metto a dieta, non so neanche. Fai anche un po' di palestra. Sì, palestra, dieta. Sì, ma mi dici una cosa, mi vuoi dire una cosa? Perché io e Finelli ci mettiamo sempre a dieta ma non vinciamo Miss Italia? Come mai? Beh. Perché non partecipate. Ah, già, dovremmo scriverci. Dovremmo farlo anche noi. Vabbè, allora ricordiamo gli appuntamenti che sono il 13 luglio al BCO Best Company Outlet, al centro campagna di Caserta, il 28 a Sant'Agnello durante l'evento di Foodlandia e l'ultima tappa poi è il 31 luglio che concluderà poi tutto il ciclo tornando all'Agora Morelli di Napoli. Bravissimo. Fantastico. Va bene, e allora grazie mille a voi. E in bocca al lupo. Grazie. E mangia, mangia però, mangia, mi raccomando. Sì, appena vinci mangia, appena vinci mangia. Va bene. Grazie mille, ciao Andrea. Ciao. Grazie, ciao. Però ieri, quella del 6 di luglio, era la quarta tappa del circuito gestito dal comitato Miss Italia Napoli. Ed è stata fatta al centro commerciale Jumbo. Jumbo Guana. E devi sapere.
sapere che questa struttura conta oltre 100 negozi e 4 ristoranti, ovviamente a Trento la Ducenta, che è in provincia di Napoli. Qualcosa di straordinario, bella. Però ci sono stati anche tantissimi partner a questo evento, che ovviamente è molto rinomato, e come per esempio ovviamente il Jumbo, poi c'è il BCO, i brand della moda come Romanelli e Mattia Pisano, gli imprenditori PM e Matacena, Far, Amoi, Eurograph, gli organizzatori di grandi eventi commerciali, poi per esempio Tutto Sposi e Napoli Pizza Village, ma anche ilmattino.it e ultimo, ma non ultimo, Radio More Napoli! Yeah! Anche noi ci siamo stati, ovviamente, siamo partner ufficiali di queste tappe di Miss Italia. Insomma, un evento con gli attributi. Certo, hai attributi così. Va bene, quindi abbiamo avuto al telefono Andrea Del Prete, che ci ha raccontato un po' la sua esperienza e la sua vittoria, che l'ha incolorata e ha vinto anche la fascia, ovviamente, di questa tappa di Miss Italia. Chiaramente noi seguiremo i passi di questa ragazza, certo. Se vincerà alla fine, qua dovrà venire se vincerà. Per forza. L'ha promesso, sì. Va bene, insomma, ovviamente seguite anche voi tutte le news che ci sono sulle tappe di Miss Italia anche tramite la nostra pagina Facebook di Radio Amore Napoli. Noi però torniamo in musica.